Siamo qui a Autostory, fra tante novità abbiamo questo bellissimo esemplare di Lancia Fulvia che viene praticamente rispolverato per questa novità che ci dirà Roberto. Roberto, titolare di Officina Ratto. La macchina è stata fatta da me meccanicamente e come carrozzeria da Italo Barbieri di Rosso Corsa Italia. Abbiamo lavorato di concerto ed è uscito questa meraviglia. Meraviglia secondo me, poi... particolare, perché Fulvia è un uomo, una garanzia. Poi noi che abbiamo un'età, io particolarmente ti posso dire che ho condiviso il piacere di guidare questa macchina con alcuni amici e ti posso assicurare che è una bella esperienza. Fulvia, per quello che hai detto tu, è la macchina che si ricordano tutti, è la macchina che l'ha avuta papà, l'ha avuta il nonno. Sandro Munari ha sfattato il Monte Carlo e ha fatto i safari, quindi questa livrea qui è della Istefica Safari. E poi ai proprietari piaceva proprio la cosa di Fulvia. Se gara si può definire Pechino-Parigi, vero? Gara direi anche massacrante, perché attraversa il deserto del Gobi, la Russia, per arrivare poi salendo a Parigi. Sono 33 giorni di gara, 12.000 erotti chilometri, in condizioni abbastanza critiche. Quindi... eccoci, dopo Roberto che è il preparatore, siamo con Gian Maria, non per casualità, perché prima Gian Maria non era disponibile, non è sicuramente per l'importanza della persona. Niente, vorremmo sapere qualcosa di più su questo ride, perché intanto, voglio dire, è sicuramente una gara impegnativa, la macchina non ha bisogno di essere descritta perché l'abbiamo già vista ampiamente nella preparazione, direi che non ci sono dubbi, il mezzo è sicuramente ad hoc. Ci puoi dire qualcosa tu? Ma innanzitutto voglio dire che quando hai corso per una vita vuoi cercare e trovare delle emozioni nuove, no? Allora da bambino si leggeva Il Milione di Marco Polo, pensare alla Via della Seta, pensare alla Via del Kashmir, pensare alla Mongolia, Genghis Khan e tutte queste cose, intanto sviluppa la tua fantasia, la stimola. E l'idea di mescolarti come unico equipaggio italiano, con l'unica macchina italiana, in una competizione alla quale aderiscono 96 equipaggi di tutto il mondo, che arrivano dall'Australia, dalla Cina, dal Giappone, dalla Nuova Zelanda, intanto diventa un'esperienza e poi il piacere di esserci e di partecipare. Già siamo andati a Londra, abbiamo incontrato gli altri partecipanti che erano venuti magari dall'Australia giusto per conoscerci, è stato veramente piacevole e interessante. Sarà una manifestazione divisa, i partecipanti saranno divisi in quattro categorie in base all'età delle vetture e alla cilindrata. Ci saranno 33 tappe con quattro soste, pertanto saranno effettivamente 29 tappe. Si dovranno rispettare dei controlli orari abbastanza serrati e poi ci saranno delle prove speciali, mediamente tre prove speciali di velocità al giorno. Non sarà soltanto una competizione legata alla velocità, sarà una competizione legata al far durare la vettura, a non uscire di pista, a non insabbiarsi, a lottare contro il fango, a lottare magari contro le piogge che ti hanno ingrossato un torrente, e il problema sarà guadare e guardare il cronometro. Non sappiamo esattamente che cosa incontreremo e l'esperienza su queste cose non l'abbiamo, anche se abbiamo fatto 14 Monte Carlo, però è una cosa estremamente intrigante, dato che noi non siamo mai diventati vecchi ma siamo sempre dei bambini, non vediamo l'ora di partire. La macchina partirà a fine mese perché va giù con container via nave, noi raggiungeremo il tutto via aereo. La manifestazione parte il 28 di maggio e sul sito dell'organizzatore basterà cliccare su Google Peking Paris. Si potranno vedere i vari concorrenti, avremo tutti un GPS sulla vettura, ogni 20 minuti verranno trasmesse le nostre coordinate e sulle piantine si vedranno queste cose. Beh, diciamo che è un programma tosto, certo che fa venire un po' in mente questa East African Safari, queste gare che facevamo da ragazzini, diciamo, perché anch'io, forse non dico siamo coetanei, ma anch'io ho una nostalgia di questa macchina, per cui
Il Monte Carlo c'è la neve, nel Mille Laghi ci sono i salti, l'Acropoli c'è la terra, qui abbiamo tutto, qui ci sarà veramente da divertirsi. Non, che dire, non solo, ma ci sarà anche da dormire tre volte al ghiaccio, perché il fine tappa è su dei laghi bellissimi. Per tre volte però dobbiamo pure portarci dietro le tende e dormire dentro la tenda nel sacco a pelo, cioè, non è mai successo nella mia vita, sarà la prima volta che andrò a fare anche questa esperienza. Spero di arrivarci, spero di resistere, spero di non avere un diarreone, che mi pare sia anche uno dei grossi rischi che si possono incontrare, perché problemi di alimentazione, problemi di stanchezza, problemi di altitudine. È un cimento, e con lo spirito giovanile, anche se non lo siamo più, cercheremo di affrontare queste cose. Grazie. Bene, noi le facciamo, rinnoviamo un in bocca al lupo e chiaramente arrivederci. Arrivederci.